Buonasera a tutti, sono Beppe Finessi con Leonardo Sonoli e soprattutto con Alessandro Mendini. Avremo piacere di raccontarvi questo progetto editoriale che abbiamo costruito, che abbiamo appena in qualche modo costruito, che oggi presentiamo per la prima volta, quindi ecco Sandro si presta ad essere il nostro uomo. è un libretto, librotto che abbiamo costruito con Leonardo Sonnoli vi racconto brevemente come nasce e perché l'abbiamo poi costruito e immaginato in questo modo. È un libro che nasce perché c'è una passione reciproca per un certo modo di fare storia del design, fare da parte di una realtà produttiva e fare da parte di chi, come noi, come me in questo caso, ha il piacere di fare il mestiere di chi ordina, guarda, cataloga, qualche volta costruisce dei piccoli inventari intorno alle storie del design. E questo libro nasce anche perché ce n'erano stati due bellissimi precedenti. E li cito subito, sono due libri che io ho molto amato e sono fatti da due fratelli maggiori che stimo molto. Uno è un libro di Stefano Casciani, fatto ormai 30 anni fa, la prima volta, nei mobili come architetture, e un secondo, un libro invece più recente, fatto da Raffaella Poletti, che si chiama Zanotta, design per passione. Sono due libri che ci hanno permesso, a Leonardo e al sottoscritto, di prenderci il lusso anche di costruire una storia che poteva anche non voler essere o dover essere esaustiva, che poteva prendersi il piacere di provare a raccontare le cose in un altro modo, perché appunto esistevano già due bellissimi libri importanti, seri, molto ben ordinati. Uno, quello di Stefano Casciani, tanti anni fa ormai, un libro come dire, che ha segnato anche il tempo dell'editoria d'azienda, ma intesa come editoria che guarda la storia dell'imprenditoria più alta, e il libro di Raffaella Poletti, un libro anche, vista la distanza temporale, con un'immaginazione più fresca, ma dove non mancano i contenuti. Insomma, sono due libri che io ho ammirato moltissimo. E allora, guardando quei due libri, abbiamo capito come avremmo potuto farne un terzo sulla storia di questa realtà che è Zanotta, con questo libro che si chiama Design 101 Storie Zanotta, e realtà che compiva 60 anni e quindi era certamente un momento significativo per provare a fare un nuovo punto. Devo anche dire, così ringrazio subito le persone che ci hanno permesso di fare questa nostra perlustrazione, che questo libro per me nasce soprattutto da un'amicizia secolare con il mio amico Daniele Greppi, che per 30 anni e più mi ha accompagnato a leggere l'Universo Zanotta, e già da quando eravamo ragazzini, insomma, in qualche modo avevamo questa passione comune, e per lui è diventata la sua professione, per me ha continuato ad essere la passione da questa parte della barricata di chi ha guardato quel mondo, anche grazie a lui, avendo delle chiavi di lettura privilegiate, diciamo così, anche dal di dentro. E poi nasce ovviamente per la generosità e la fiducia che Eleonora Zanotta con Francesco e con Marta mi hanno accordato, per permettendoci davvero di guardare dentro il loro forziere di cose speciali in modo incondizionato. Era difficile scegliere che cosa raccontare e cosa inevitabilmente trascurare, o comunque per un attimo lasciare in disparte, in una storia così speciale come è stata e com'è quella di un'azienda davvero unica. Io nell'introduzione scrivo una ricetta impossibile, parlando davvero di questo modo di fare design, di questa realtà, per chi come me poi guarda il mondo del design non soltanto attraverso le storie delle grandi aziende, ma anche e spesso, e non dico soprattutto, ma anche spesso anche guardando il lavoro dei giovani autori, a volte quando si autoproducono, a volte quando sono nei loro primi cimenti, a volte anche solo quando le cose rimangono su carta. E quindi di chi, quindi come me, non ha consuetudine di rapporti con le aziende, ma la storia di Zanotta è una storia davvero unica. È una storia unica perché, e arrivo alla ricetta impossibile a cui accennavo e accenno nell'introduzione di questo libro, perché davvero è una storia fatta di intuito, di passione, di coraggio, della storia di Aurelio Zanotta e della sua azienda, appunto, di annusamenti, di amicizie, di
di sperimentazioni, di rischi corsi, no? E di passioni che ritornano, ripeto, di intuito, di anche probabilmente, io non ho conosciuto Aurelio Zanotta e questo forse mi ha anche permesso di, al contrario invece di del libro bellissimo di Stefano Casciani, forse questa cosa mi ha permesso di avere un certo tipo di distanza, però poi la passione per queste storie, forse la distanza prova a ridurla. Ma quello che sicuramente Aurelio Zanotta ha costruito nella sua azienda, che poi ha continuato con il lavoro di soprattutto di Leonora da diversi anni, e poi in tempo recente anche con Francesca e Marta, eccetera, eccetera, è una storia di davvero di eccezioni. Io non so come sia stato possibile, però è stato ed è, di raccogliere cose così diverse e così tutte singolarmente eccezionali in un catalogo solo. I direttori artistici tradizionali di oggi direbbero che questa è un'impresa impossibile, che questa è una strada difficilmente praticabile. Invece Zanotta è riuscita a fare questo. È riuscito a fare questo perché Aurelio Zanotta dal principio aveva delle capacità e ha avuto delle capacità uniche di fare cose anche apparentemente distanti tra di loro. Da un lato ha avuto una capacità incredibile di registrare il suo tempo man mano che quel tempo passava e di registrando quel tempo di accorgersi delle cose che nascevano, degli umori del mondo, del nostro paese, delle persone, della cultura, e di trasformare quegli umori in prodotti, grazie ovviamente ai tanti progettisti che ha incontrato. Questa cosa dei tanti progettisti è un'altra chiave unica di Zanotta, un'azienda che ha avuto il piacere e il privilegio di lavorare con oltre 100 designer, dei cataloghi delle aziende straordinarie, altrettante, sono tante quelle realmente eccezionali della storia del design italiano e non solo italiano. Quando l'elenco degli autori arriva a 10, abbiamo già un elenco corposo e significativo e strutturato. Ecco, i design di Zanotta sono più di 100, quelli con cui l'azienda ha provato delle sperimentazioni. E con questi designer, con questi autori, Aurelio Zanotta e l'azienda hanno saputo sperimentare nel corso di decenni anche storie e modalità completamente diverse. E allora qui citerò degli esempi che sono anche come dire, talmente sedimentati nella storia del design che bastano davvero i nomi, anche perché il nome, il nominare gli oggetti è stata un'altra, non certo la prima, ma un'altra delle caratteristiche uniche dell'universo Zanotta. Allora, quando dico che Aurelio Zanotta è stato capace in modo mirabile di accorgersi di un tempo che cambiava, di umori che si sedimentavano in modo nuovo, e voglio parlare, ad esempio, voglio ricordare i tavoli in quaderno del Superstudio, ma anche il divano Throwaway di Willy Landers o la poltrona Blow di De Pasolino Lomazzi, ma anche in tempi invece più recenti poi le cose che sono approdate, gli oggetti che sono approdati in questo catalogo che è un libro di storia del design sempre, come non so, penso in tempi recenti al tavolino Elil o di Rettenbacher o alla poltroncina Brasilia di Lovegrove. Questo per dire della capacità, una delle caratteristiche è la capacità di registrare il proprio tempo. Dall'altro, quella di immaginare progetti che potessero essere anche spesso molto flessibili, anche spesso diventare dei sistemi, pur partendo dall'oggetto. E il caso dei servi con Achille per Giacomo Castiglioni, certamente un caso emblematico. Dall'altro, un'altra grande caratteristica che è stata quella unica di Aurelio Zanotta, in parte forse di Dino Gavina, è stata quella di accorgersi che il design non era solo quello dei grandi architetti o dei grandi designer, ma il design poteva anche attingere, design come lo chiamiamo noi, diciamo così, dal grande patrimonio della cultura popolare, dal design anonimo appunto, e far sì che attraverso una regia colta, sofisticata come quella di Michele Provinciali e la passione per questi oggetti perfetti di Aurelio Zanotta, queste cose potessero trasformarsi in nuovi spunti di progetto e suggerire questi spunti di progetto agli stessi Achille per Giacomo Castiglioni, e ricordo ad esempio il tavolo di Leonardo e tante altre cose, ma lo stesso Marco Zaluso o Gaio Lenti, gli
stessi, di nuovo, del Pasolino Ormazzi, che sono stati con i Castiglioni gli autori più prolifici di questa storia e che davvero hanno dentro la storia di Zanotta costruito delle cose importantissime, ma lo stesso Sergio Asti ha disegnato degli oggetti che arrivano da una tradizione, diciamo così, di design anonimo, reinterpretato in modo nobile. Un'altra grande qualità di Zanotta è stata quella di accorgersi prima di tutti che alcuni mobili dei maestri razionalisti degli anni 30, 40 e 50, soprattutto 30 e 40, potevano essere ripescati, riattualizzati, riletti e riproposti. E quindi già alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 ci sono state queste riletture e introduzioni del catalogo, da un lato di Terrani, di Pagano, di Montalcini, Mucchi, ma dall'altro quasi contemporaneamente, tanto per parlare anche di linguaggi completamente differenti, da un lato la riproposizione, la rilettura della Maggiolina di Zanuso, che era del 47 e che è accordata al catalogo Zanotta tanti anni dopo, ma grazie al fiuto di Aurelio Zanotta, e contemporaneamente anche già nei primi anni 80, quando non esisteva un libro su di lui, la presentazione dei primi oggetti di Carlo Mollino. Altre caratteristiche uniche di questa ricetta impossibile sono, da un lato, il lavoro sull'innovazione tipologica. Credo davvero poche aziende come Zanotta hanno avuto il coraggio di costruire degli oggetti così non classificabili. Se penso a quello strano oggetto davvero sorprendente, pieno di sorprese, sempre sorprendente, come dico la libreria Joy, ma in effetti libreria forse è una parola riduttiva, di Achille Castiglioni, se penso al cantone di Ettore Sorta, se penso ancora una volta all'oggetto di De Pasolino Ormazzi, allo Shanghai, quindi davvero al capostipite del rinnovamento di quella strana tipologia che è l'attaccapanni, se penso ovviamente al sacco, sono tutti oggetti che hanno inventato o reinventato una tipologia. Non è mancata l'attenzione alla tecnologia, quindi da un lato questa libertà di attingere alla storia, di attingere al design anonimo, di registrare il proprio tempo, di lavorare provando a reinventare le forme archetipiche degli oggetti, ma anche di volta in volta, nei vari periodi storici, quella anche di accorgersi e sfidare e provare a testare e a provare le migliori tecnologie del momento. Allora faccio due esempi, ricordo il tavolo Marcuso di Marco Zanuso, con l'ormai epico modo di collegare la gamba in metallo con il piano di cristallo, e penso in anni invece successivi, diciamo pian piano vicino a noi, da un lato la Tognetta di Enzo Mari, che rimane un capolavoro assoluto, uno dei tre compassi d'oro dell'azienda, e poi in tempi più recenti l'ingegnerizzazione che ha segnato un'altra epoca della seggiolalia di Roberto Barbieri. Azienda che però non ha mancato di farci sorridere, a volte è stata capace di fare questo nel rilettura di una poltrona che diventava il famoso sacco, ma altre volte ha fatto questo in modo molto dichiarato, lento, e spesso queste cose sono state fatte anche dai maestri qui presenti, come Alessandro Mendini, che ha trasformato tra le tante cose una strana papera in un tavolino che si chiama Sirfo, ma penso alla seggiola per le visite brevi di Bruno Munari, che è diventata la seggiola Singer, penso alla poltroncina mariposa, che è una bellissima farfalla di Dalisi, che diventa una panchetta, e penso ancora e soprattutto al mezzadro, alla sella dei mitici Achille per Giacomo Castiglioni, insomma, che sono i fondamentali della storia del design, che certamente di humor sanno bene esprimerlo, ecco, che lo humor sanno bene esprimere. Non ultimo, ma anzi ultimo, di questa mia piccola rilettura di queste caratteristiche dell'universo Zanotta, che soprattutto Aurelio all'inizio e poi l'azienda ha mantenuto, ha saputo esprimere, certamente il rapporto con l'arte. E anche questa è un'altra passione, un altro unicum nella storia delle aziende. Altre aziende hanno ogni tanto intrecciato il rapporto con le arti, ma Aurelio Zanotta ha portato questa sua passione, che era una passione anche figlia di intuito, di curiosità, già all'interno del proprio catalogo, già alla fine degli anni 60, e alcune lavorazioni con degli artisti di allora poi si sono tradotte soprattutto nell'episodio importantissimo che è stato a metà degli anni 80, la nascita della divisione Zabro, una sorta di evoluzione di alchimia all'interno di
d'azienda proprio con Giacomo Eleonora e con Sandro Guerriero e Alessandro Mendino. Io ho quasi chiuso la mia piccola introduzione, vi racconto a questo punto qualcosa di come abbiamo poi lo dirà ancora meglio Leonardo, di come abbiamo costruito questo libretto. Volevamo appunto e avevamo la possibilità di dicevo prima, di liberarci dal problema di fare un libro esaustivo, ma potevamo prenderci la libertà di costruire un libro forse contemporaneo, o anzi necessariamente contemporaneo e più fresco. Abbiamo scelto, e ho scelto la formula del breve racconto, delle 10 righe che in qualche modo possono essere lette senza diventare un peso, e è un libro che si apre, cioè che si legge ad ogni apertura di pagina. Leonardo poi ce lo racconterà lui, ha messo anche dei bellissimi segnalibri di Fettuccia Nera, e quindi è come proprio un piccolo breviario, diciamo così. E abbiamo ordinato 101 storie, nella realtà i progetti sono un po' di più, e li abbiamo messi in ordine alfabetico perché questo è un vero dizionario di storia del design scritto attraverso questi 60 anni di produzione. 60 anni di produzione che sono fatti anche da cose un po' meno note, che hanno avuto diciamo meno risalto, o perlomeno hanno segnato magari un momento, ma oggi forse sono un po' meno ricordate. E devo dire, oggi riguardandolo, dopo qualche tempo che il libro l'abbiamo concluso e terminato, mi viene in mente di citare che in questa storia eccezionale e unica di Zanotta, e in questo libro che abbiamo avuto il privilegio di poter costruire e ordinare e scrivere, ci sono ad esempio, c'è il tavolo Acanto di Enzo Mari, che sembra un tavolo fatto da un giovane autore giapponese di oggi, c'è un mobile speciale che è un mobile pieno di sorprese come il mobile adorno di Pierre Charpent. Ci sono degli episodi che sono altrettanto dei fondamentali della storia del design già alternativo, come gli animali domestici di Andrea Branzi. Ci sono dei pezzi assolutamente in qualche modo dimenticati, che erano stati dimenticati della storia del design, e qui dentro si ritrova la libreria Bibiana di Leonardo Mosso, o penso al bellissimo tavolo da lavoro di Michele Provinciani che si chiama Colibrì. Qui dentro si ritrova la poltroncina d'ira di Piero Bottoni, o il tavolo sorprendente di Corrado Levi che si chiama Trichio e che ha le gambe sono delle pale da bowling e i piani di cristallo hanno la forma del panettone e dell'uomo di Milano. Ma c'è un pezzo, una famiglia di pezzi bellissimi, sorprendenti nel linguaggio, come quelli di Paolo De Ganello, la poltrona re e la poltroncina regina, che sono davvero dei pezzi assoluti nella loro evidente originalità di linguaggio. C'è la seggiola tapiola di Tapiovara, c'è ancora di Enzo Mario un tavolino bellissimo attuale come il tavolino Trevi, e c'è anche la sedia a tavolo Zabro di Alessandro Mendini. E io direi che passo la parola a Leonardo, che ci racconta come ha costruito dal punto di vista anche visivo questo lavoro, e forse poi magari lo inviterei anche ad aggiungere qualcosa in più del lavoro che sta intorno a questo libro sta facendo, perché mi sembra, e qui smetto il mio commento da autore del libro, invece provo a fare un commento critico, mi sembra che Leonardo stia ripercorrendo la storia che era già stata di Michele Provinciani, quando negli anni 60 il grande Michele Provinciani era il direttore dell'azienda, e stia Leonardo oggi ripercorrendo quella strada e quella possibilità di dare immagine e corpo e sostanza anche visiva a una storia così speciale. Grazie. Mi verrebbe da dire magari, visto che Provinciani è stato anche il mio maestro, e sarò molto, molto più sintetico di Beppe, ma sicuramente la cosa che voglio dire all'inizio è che è stato veramente un privilegio poter, come diceva Beppe, poter entrare dentro questo straordinario archivio, ed è stato un privilegio essere condotti da Beppe anche, nel senso che ho scoperto molte cose, certo, i capolavori che conoscevo, ma ho scoperto cose che Beppe mi ha spiegato perché erano importanti,
è stata veramente una bella lezione, bella lunga lezione sul design. E la passione di cui parlava Beppe prima, che appunto da ragazzo già aveva per alcuni mobili Zanotta, è una passione che io ho condiviso probabilmente alla stessa età, ma per altre cose. Io entravo dentro nei negozi di mobili per chiedere il catalogo di Zanotta e collezionavo il mini catalogo di Zanotta, che era un pezzo grafico secondo me notevolissimo. E questo mi è rimasto. E quindi nel momento in cui c'è stata l'opportunità di lavorare, di fare un libro, di essere insomma, assieme a Beppe, l'autore della concezione insomma, di questo volume, è stato veramente molto molto gratificante. E sulla forma del libro, appunto siamo partiti da ragionare, abbiamo ragionato assieme a Beppe a un, come ha detto lui, proprio un breviario, cioè una cosa sintetica, non doveva essere un coffee table, doveva essere veramente un libro che si può aprire, segnare con tre diverse fettucce su alcune cose da andarsi a rivedere, da leggere brevemente, andarsi a rivedere anche, e sono mescolate appunto come probabilmente avrete visto nella proiezione, foto contemporanee e foto d'epoca, cercando di amalgamare tutto ma di rispettare anche alcune la resa estetica dello spirito del tempo. E quindi questo libro che sta in una mano, però molto, molto corposo, che ha semplicemente una lettera molto in evidenza proprio a dare proprio l'idea di un dizionario, e che porta sempre il testo in modo molto funzionale, italiano e inglese, e che poi raccoglie in una o più pagine, la doppia pagina, gli oggetti di cui si parla. E la copertina che poi che è venuta fuori, il logotipo della copertina, scusate, è un po' proprio perché anche all'interno la struttura grafica è estremamente semplice, come avete visto, proprio perché doveva accogliere oggetti estremamente diversi tra loro, e quindi sono una specie di passo indietro, no, della grafica rispetto agli oggetti che doveva far vedere, che parlavano da soli. E la copertina è iconica, racconta un po' tanti piccoli moduli che nel corso del tempo hanno tante piccole storie, piccole grandi storie, che pezzo dopo pezzo hanno costruito questi 60 anni di un'azienda come Zanotta, non solo a vantare, come diceva Beppe, un numero di designer di pezzi straordinari, ma anche di presenze all'interno dei musei notevolissime. E quindi questa scrittura così modulare, che non rifà, che non rimanda a nessuno stile di lettering, insomma, proprio assolutamente funzionale a quello che doveva raccontare. E questo ovviamente, tutto il resto che sta attorno a questo libro non si racconta, perché sono le corse, le notti, eccetera, però insomma è stata veramente poi alla fine una bellissima, così, un bellissimo viaggio, che mi ha portato anche a scoprire molte cose che non sapevo sulla parte visiva. E questo, se ci sono 101 storie nel libro sugli oggetti, probabilmente ci sono, non altrettante, però ci sono tutta una serie di storie anche sulla grafica dell'azienda Zanotta. E Mario Schenkenbauer in un'intervista appunto diceva, racconta come ha cominciato, è stato il primo designer appunto di Zanotta, racconta come
ha incontrato Aurelio Zanotte, come ha incontrato l'azienda, e dice, racconta che Aurelio Zanotte era molto attento anche all'identità, all'identità visiva, e per questo motivo disegna, richiede a Schickenbauer di disegnare il primo logotipo, il primo marchio, e con una definizione molto così poetica, ma molto calzante rispetto anche all'approccio che probabilmente aveva Aurelio Zanotte, di cui ci ha parlato Beppe prima, dice: ho disegnato quella Z come se fossero due vele svolazzanti, simbolo del pensiero libero. E con ancora la dicitura Zanotta poltrone fino all'inizio degli anni 60. E questa idea di pensiero libero, cioè di dinamicità, no? di usare e di andare sempre avanti, è rimasto poi in qualche modo nella storia di queste Z che si sono succedute negli anni. E quello che io ho conosciuto di più, anche perché appunto è stato un insegnante, è stato Michele Provinciali, qui è interessante vedere appunto l'ufficio, la foto dell'ufficio di Provinciali, che ha due divani disegnati da Schickenbauer proprio, no? E Provinciali è molto interessante nello sviluppo dell'azienda, ma anche degli oggetti, per una sua sensibilità molto particolare, che sicuramente gli veniva come talento personale, ma sicuramente era frutto di una ben precisa didattica che lui aveva seguito. Provinciali era laureato in storia dell'arte, aveva fatto studi sul Rinascimento, su Raffaello, ma vincendo una borsa di studio si trasferisce a Chicago, in quella che era stata la scuola fondata da Laszlo Molinaghi, la School of Design di Chicago, e lì incontra, non Molinaghi che ormai era morto da più di 10 anni, ma incontra due fotografi straordinari che insegnavano lì, insegnavano anche in un altro importante istituto scolastico, che era il Black Mountain College, fondato, cioè diretto tra l'altro da Joseph Albers, un altro immigrante del Bauhaus. E l'incontro con Aaron Siskin e Eric Allan, questi due fotografi che insegnavano lì, credo sia fondamentale, soprattutto con Siskin. E queste sono due foto, ad esempio, di Siskin, che interpretano quel tempo, quel periodo in cui nella scuola insegnavano, facevano fare degli esercizi propedeutici molto legati all'espressionismo astratto, molto legati alla materia, molto legati alla ricerca sulla materialità, anche degli oggetti di scarto. Tutte cose che poi ho scoperto, no? Faceva fare Provinciali a noi a scuola, a Urbino. E se voi confrontate questo tipo di foto, che sono proprio la ricerca dello scarto, dell'estetica del rifiuto, e confrontate questi lavori di Provinciali, no? Capite proprio direttamente qual è stata la grossa influenza di Provinciali. Quello a sinistra è un lavoro coevo alla sua formazione a Chicago, ed è una specie di collage fatto con dei legni, si può ricordare anche alcuni artisti nel pre-pop americano, Joseph Cornell, ma anche Rauschenberg, e quello di destra è un lavoro molto più così raffinato, diciamo un oggetto più di design di Provinciali, che viene più di 10 anni dopo, attorno alla metà degli anni 60, che lui chiamava oggetti grafici, ma questi oggetti grafici provenivano, come molti altri dei suoi lavori, da quelli che lui chiamava oggetti marginati, no? Famose sono le sue composizioni con le saponette usate, con i gessetti, ma anche interessanti, quello che vedete a destra è una crochage di una compilation di oggetti emarginati che faceva fare agli studenti alla scuola umanitaria. E quella sensibilità lì sicuramente lui l'ha condivisa con i fratelli Castiglioni, ma anche nella rappresentazione, no? Cioè, sappiamo, l'oggetto povero, lo sgabello da mungitore, ma anche il tipo di rappresentazione estetica e fotografica. Vedete, sono esposti nella strada, il muro sbrecciato, cioè, sono tutte cose che provenivano, che erano temi di esercizi di fatto con pezzi di scarpe, idealmente, no? La sella.
e poi messo appunto in produzione da Zanotta, e comparato a delle scatole, a delle automobiline fatte con scatole di birra, comperate dai fratelli Castiglioni in Persia, come Provinciali racconta in questa presentazione, facendo vedere anche i fratelli Castiglioni che fanno questa specie di performance lanciando petardi in una piccola cittadina svizzera, dove erano andati probabilmente, insomma, forse anche un po' alterati, dove erano andati a festeggiare Max Huber che si sposava. E però questo è interessante perché anche l'attività performativa, questo approccio performativo che anche Provinciali ha e in alcune foto che fa, facendo giocare per esempio delle bambine nomadi su dei throwaway, e sono le cose che poi ci faceva fare con grande nostro divertimento a scuola. E più razionalmente ridisegna anche lui una Z Provinciali che va a sostituire le due vele iniziali, però come vedete ripulisce col suo spirito parmigiano bodoniano, ripulisce quelle due vele, le fa diventare due riccioli bodoniani, ma sempre mantenendo questa specie di vento che soffia sui caratteri e che li spinge verso destra, no? In un corsivo molto raffinato. E poi ancora negli anni tutti quelli che si sono succeduti hanno interpretato in modo diverso, anche i grandissimi designer hanno interpretato in modo diverso, in modo più così geometrico, Marcello Minare per esempio, ma sempre mantenendo quella Z e quella Zanotta inclinata. Addirittura Max Huber si cimenta in un mai usato logotipo ipermodernista, no? Fatto di forme geometriche, triangoli eccetera, e lo inclina e fino al logotipo che è arrivato fino a qualche mese fa. Qualche mese fa e ho avuto anche qui un grosso privilegio, un grosso punto d'arrivo professionale, quello di poter aggiungere una nuova Z, e qui sempre mantenendo questo ideale vento che soffia nelle vele, che spinge le lettere in un corsivo, ho ridisegnato partendo da dei caratteri esistenti molto così neutrali, diciamo, provengono da un carattere disegnato qualche anno fa, una decina di anni fa, in Inghilterra, e appunto neutrali proprio perché dopo 60 anni questi caratteri rappresentano un catalogo molto ampio e molto eterogeneo, no? E perciò non, lo spirito del tempo a questo punto fa un passo indietro ed è solamente una... è così un timbro, un sigillo neutro. E a questo un segno di, appunto, di futuro, che è il doppio punto, per completare il logotipo. Questo logotipo poi abbiamo cominciato in varie occasioni, su pubblicazioni, anche all'interno dello showroom, a giocare sempre con questa ideale Z che cambia sempre e che appunto si ridisegna. E sarei beh, capite che tutto è molto interessante e è stato studiato da loro in una maniera molto approfondita, molto colta, si è andati verso le origini per portare a galla, diciamo, delle qualità che possono essere applicate anche oggi, come lo si vede da queste trasformazioni dello Z anche. C'ho in mente tre momenti della Zanotta. Il primo momento, quello di, fra virgolette, Aurelio. Il secondo momento, ancora con lui, che però è stato quell'esperienza che si è chiamata Zabro, fatta anche con alchimia. E poi la Zanotta di oggi, che sono delle realtà culturali
successive, ciascuna con le sue qualità. Aurelio sicuramente è stato un genio, questo non ci piove, però non è stato solo un segugio di buoni prodotti nei momenti giusti e di designer e grafici interessantissimi. Secondo me è stato un po' come Strehler nel piccolo teatro, cioè che è stato l'inventore di autori, stimolandoli a attivamente a fare in un certo senso quello che voleva lui. Per cui molto ritengo che li abbia condizionati. Io ho conosciuto Aurelio Zanotta quando dirigevo la rivista Modo, che era finanziata da una dozzina di industrie, alcune andavano e venivano, altre erano più stabili. Aurelio Zanotta era uno dei più stabili, col quale si aveva un interlocutorio molto attivo, molto stimolante. E poi a un certo punto ha cominciato a propormi di disegnare qualche cosa. Questo prima dell'esperienza di Zabro. Allora mi telefonava e mi diceva: guarda, ho disegnato proprio una cosa che avresti potuto disegnarla tu, vieni a firmarla. Io andavo lì e mi trovavo un divano fatto, bello e finito, e mi dice: ma lo firmi? Certo che lo firmo, cioè più comodo di così, è il modo più fantastico di fare il designer, no? E questo mi è capitato 2 o 3 volte. Una volta invece c'aveva un divano che non funzionava, e secondo lui non funzionava perché non andavano bene i piedini. Erano piedini di 4 centimetri. E ho dovuto disegnare una 20-30 di piedini, dopodiché ha fatto questo divano. Credo che portasse anche la mia firma, questo non me lo ricordo nemmeno più. Un'altra volta lui ci aveva, naturalmente, l'innamoramento per Mollino, e c'è lo specchio di Mollino, che è quella silhouette di donna, no? E voleva fare una testata di letto, di specchio, con la silhouette di una donna allungata. Io c'ho ancora quei disegni, che non ne andava bene uno, perché veniva fuori un elefante, veniva fuori un dromedario, no? E tutto meno che la silhouette di una donna, perché poi andava giù dritto, no? E vabbè, questa è aneddotica, però fa capire il senso attivo che lui aveva nei confronti del designer, che è una cosa che è stata, secondo me, la sua grande genialità di autore di un catalogo fra i più straordinari che si possono pensare nella storia del design. A un certo punto c'era Alchimia, la storia di Alchimia. Io lavoravo con Sandro Guerriero, con il gruppo di Alchimia, e si era sempre in grandissime difficoltà di tutti i tipi, naturalmente anche economiche. E con dei colloqui con Aurelio Zanotta si è arrivati all'idea di fare una specie di settore nella Zanotta che si è chiamato Zabro, oppure, fra virgolette, anche Nuova Alchimia, che è stato l'ultimo momento, l'ultima storia di Alchimia, dove l'ipotesi era di fare del design artigianale, vagamente anche artistico,
lavorando su tante tipologie, non solo sul mobilio, perché sono stati fatti vasi, sono stati fatti degli arazzi, tappeti, candelabri, ciotole, e c'è stata questa disponibilità alla sperimentazione anche con delle strane laccature, con dei materiali impropri. Il coordinamento pratico di questo lavoro era condotto dal fratello di Aurelio, che era una persona, è stata una persona meravigliosa in questa occasione, e ci ha condotto a fare questa grande collezione che per noi è stata importantissima e ha segnato la chiusura della parabola di Alchimia. Poi c'è la Zanotta di adesso, che vive nel contemporaneo con dei designer contemporanei, ricordandosi della propria storia elitaria, però vivendo su un presente che ha caratteristiche della natura, per cui la ricerca è sui designer di oggi, sulle tecnologie e materiali di oggi, e questo tipo di lavoro mi sembra fatto bene, visto che ci sono delle persone così brave attorno. Grazie. Ti ringraziamo, Sandro, di questo tuo contributo, e devo dire che questa cosa che hai sottolineato del lavoro di Aurelio Zanotta è sicuramente questa cosa che alla Strehler, come hai detto giustamente tu, un bellissimo paragone che hai fatto, poi insomma detto da te, è una lettura importante, perché è vero che a un certo momento, soprattutto tra la fine degli anni 70 e per tutti gli anni 70, per la fine degli anni 60 e per tutti gli anni 70, se si aprono i cataloghi di allora, quelli che Leonardo raccoglieva da ragazzino, teneva e collezionava, si scoprono degli oggetti che avrebbero potuto essere disegnati in alcuni casi dall'uno o dall'altro autore, si potevano confondere, no? Nel senso che effettivamente era forte la mano sua, cioè la decisione sua di consegnare, istruire così tanto quell'autore, indurlo così tanto su una strada, ma quella strada era decisa da lui, no? E questo esce, e credo che sia abbastanza evidente, se vogliamo fare questa, sottolineare ancora questa cosa che tu hai rilevato, guardando quei momenti che accennavo prima del redesign degli oggetti anonimi, no? In quel passaggio lì, se guardiamo la Celestina di Zanuso, o guardiamo il Cumano di Castiglioni, o guardiamo la April di Gaulenti, o potrei andare avanti con gli esempi, effettivamente ci si accorge che sono figli ovviamente dei loro autori, ma c'è una regia forte che ha indotto, suggerito, d'altra parte l'aneddotica, i ricordi e le testimonianze ci portano a dover sottolineare anche noi che era Aurelio Zanotta che consegnava a questi autori: guarda, ho trovato il tavolino del suo francese, per il disegno, ho trovato la seggiolina a Cannes sul lungomare, a Zanuso, sistemala. Quindi effettivamente questo ruolo, che è un ruolo effettivamente attivo, come giustamente dicevi tu, molto attivo, è un ruolo unico, e da questo punto di vista, come dire, è ancora di più la dimostrazione e contemporaneamente la firma che poi il catalogo è stato ed è molto figlio di quella testa lì, di quell'autore lì, che è l'imprenditore in quel caso. Mi piacerebbe se Manolo De Giorgi avesse voglia dire qualcosa. Beh, avete detto, credo, quello che dalla lettura del libro anch'io ho pensato, cioè che Aurelio Zanotta è al 50% il progettista di tutti quegli oggetti, e credo che tu hai fatto molto bene a fare un libro così, cioè un dizionario. Forse la Zanotta è l'unica azienda per cui si poteva fare un dizionario, perché in effetti il numero dei progettisti è impressionante. Allora si ha come l'impressione che, tenuti fermi alcuni perni,
che sono stati appunto i Castiglioni e De Pas nella prima fase, poi Sandro Mendini e Mari nell'altra, tutti gli altri ruotavano perché lui aveva un'idea di questi oggetti così chiara che gli servivano a volte dei singoli progettisti. Per esempio, mi sono chiesto perché, dato il successo del Throwaway di Landels o del Quaderno e Superstudio, loro non hanno fatto niente altro. Perché lui era così soddisfatto di quella cosa che non ha ritenuto si dovesse fare altro. Cioè, era così strettamente dentro le cose, per cui è, diciamo, molto interessante anche questa idea di risolverlo in un dizionario. E l'altra cosa, che è un grande, diciamo, saggio sul mobile singolo, perché Zanotta ha dribblato tutti i sistemi. Quando c'erano i sistemi non ha fatto un sistema, quello che tu citavi di Castiglione non è neanche un sistema, è una famiglia, di oggetti, certo, simpatica, come fosse una famiglia di animaletti, ma sistemi non ne ha mai fatti, perché ha sempre pensato che quello che appunto nel 48 si chiamava il mobile singolo, la triennale, è stata un'idea che lui ha continuato a sviluppare sempre. Quindi è, diciamo, un progettista, prima come imprenditore, o come un imprenditore. Ma forse più che delle domande sono delle osservazioni. Beppe, hai parlato di un breviario, però i breviari sono neri e li portano in mano i preti, mentre questo è rosso e secondo me è più il libretto di Mao Zedong, no? Il libro rosso di Mao Zedong. E Leonardo, hai parlato della Z come vela al vento, ma c'è anche Zorro, che secondo me è fondamentale per la nostra generazione rispetto a tutte le Z. A parte queste due notazioni, che comunque non sono battute, ma sono come nasce un oggetto, come si disegna un libro, no? Un libro rosso è diverso da un libro nero, è molto diverso. Ci sono poi delle cose che entrano direttamente nel tema della specificità di Zanotta. Ad esempio, il problema della continuità. Effettivamente è un problema molto grosso, in questo caso il problema della discontinuità. E lo farei per confronto, cioè quanto è diverso il mondo di oggi, dove molte aziende vivono solo di continuità imposte e a volte molto noiose. Cioè, come era capace l'imprenditore di fare quello che non è capace di fare un imprenditore solo economico, cioè di saper gestire un catalogo come un collage, come un florilegio, come un insieme di tanti fiori diversi, come un mazzo di fiori. E poi, tra questi fiori, credo che sia molto importante dire che molti erano complementi. Ecco, questo credo che sia un patrimonio perduto, nel senso che oggi si pensa alle tipologie maggiori e non si è capace di cercare, proprio nelle pieghe dell'architettura degli interni, nelle pieghe delle case, le mancanze. Cioè, quali sono quelle tipologie che magari esistevano nell'Ottocento e oggi si sono perdute, che sono i complementi della nostra vita, che sono i piccoli accessori della nostra vita. Il catalogo Zanotta è ancora quello dove si possono trovare praticamente tutte queste parole che mancano nelle case. Molto difficile trovarlo in altre situazioni, in altri cataloghi. Quindi non ci sono domande. Castiglione. Dire, abbiamo già detto tante cose, tante storie, sì, finirei per dire cose legate agli aneddoti, invece voi siete già stati bravissimi a spiegarci bene tutti i punti di vista. Il bello di quel periodo era proprio di riuscire a vedere a 360 gradi queste aziende che lavoravano per la cultura, quindi non aggiungo altro. C'è qualcuno che non vedo bene fin laggiù? C'è qualcuno che vuole aggiungere? Voglio chiedere, però, voglio fare una domanda, approfittare ancora di Sandro. Hai raccontato il modo con cui tu lavoravi con Aurelio Zanotta e quindi hai parlato di un tempo, no? In qualche modo ci hai fatto capire che quegli aneddoti che hai riportato erano legati alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80. Vedo tanti giovani presenti
la domanda che faccio a te, ma in modo che tu possa consegnare ai ragazzi di oggi un tuo pensiero, un tuo parere, un tuo consiglio a loro, è di come oggi il mestiere di un autore, di un designer, di un progettista sia cambiato nel rapporto con le aziende, visto anche quello che abbiamo detto, anche quello che hai sottolineato Manolo prima, no? Cioè, a parte l'eccezione Zanotta, e partendo dall'eccezione Zanotta, come oggi il lavoro dei nuovi autori, dei giovani autori, debba necessariamente fare i conti con un mondo che è cambiato e che è cambiato anche per il mondo dell'imprenditoria. Tu che hai un elenco clienti infinito. Non farmi fare questa fatica. Risponde Romanelli. Ah, davvero? Beh, anche per un po'. È valido. Ma il discorso è esattamente quello di prima, cioè la continuità e la discontinuità. Quanta fatica fa un art director a lavorare con un professionista? Quanta fatica fa un art director a lavorare con 40 professionisti? Ecco, oggi il design non vuole fare fatica, cioè è una parola che è uscita dal nostro vocabolario, purtroppo sia, devo dire, in certi tipi di progettazione che in certi tipi di organizzazione aziendale. E quindi mettere insieme paesaggi di cose diverse è molto più difficile che non essere tutti vestiti nello stesso modo. E questo è quello che succede molto spesso nelle aziende contemporanee. Quindi che cosa bisogna dire ai giovani? Fate diverso, fatelo strano, cioè non cercate di non essere omologati, perché tanto nell'omologazione non sarà mai vostro il posto, perché c'è sempre qualcuno che viene prima e che è ancora più omologato di voi. Ma vale anche per la mia generazione, non solo. Beh, devo dire che questa storia dell'omologazione certamente forse non è un caso che questo ragionamento esca. Io ho anche un consiglio per i giovani di farsi pagare meglio delle aziende. Perché le aziende pagano pochissimo i designer. Le idee, perché non fanno parte del gioco economico. Sono tutti ammutoliti e hanno preso nota. No, questa cosa dell'eclettismo e della qualche modo della necessità di non essere omologati, non credo che sia un caso che esca come ragionamento stasera, che guardiamo questa storia che invece, come dicevi tu Marco, è davvero una storia fatta di tanti fiori, una diversa dall'altra, ed è davvero la cosa più sorprendente. Cioè anche sfogliando, adesso non sto sfogliando il libro che abbiamo fatto noi, sto sfogliando un libro di storia del design, effettivamente ci si accorge con stupore di quanta straordinaria diversità ci sia in ogni pagina, che è quello che vediamo anche nella proiezione. Questa è davvero la cosa più sorprendente ed è una cosa sicuramente difficile da cogliere fino in fondo, e stupisce per coraggio e torniamo a quello che ha detto Manolo, insomma sicuramente il coautore al 50% di ognuno di questi oggetti è l'imprenditore. Ecco, d'altra parte anche Franco Albini e Roberto Poggi, anzi Franco Albini, che diceva, quando ha preso il suo primo compasso d'oro per la Luisa, diceva che il premio era al 50% con Roberto Poggi, no? E quindi ovviamente gli autori poi sanno che quando c'è un imprenditore di razza dietro, e sicuramente Zanotta lo è stato, poi la paternità è da dividere a metà, ecco, questo certamente. C'è qualche altro intervento? Ma io allora vorrei chiedere se è possibile qualcosa di più proprio sull'esperienza di Zawin, perché se l'eclettismo è farlo in un modo diverso, si può in qualche modo ricollegare a un design vagamente artistico. Allora vorrei sapere quella che secondo me è una via giustissima con cui guardare al design, al progetto, come è stata, come è iniziata e anche un po' come è finita. Cioè, la storia di alchimia è una storia legata all'ipotesi di una
completa rivisitazione delle forme del mondo, dall'urbanistica ai gioielli, a tutte le misure sugli oggetti di lusso, sugli oggetti funzionali, sugli oggetti elementari. Questa ipotesi è stata un'ipotesi fondamentalmente estetizzante, cioè di trasformare il mondo in un fatto estetico. Non è solo la storia di alchimia, perché c'è stato in Inghilterra prima il gruppo Omega e poi certi aspetti del Liberty, cioè è una storia e l'alchimia è stata dentro questa storia. Dentro questa storia c'è anche quella del mobile d'arte, del artigianato, perché l'artigianato è arte minore e quella di alchimia è stata arte minore, per cui l'arte minore è una storia di secoli, millenni, e alchimia è un pezzettino all'interno di questo millennio, di questi millenni. Per alchimia c'è stato un gioco molto romantico, molto spirituale, completamente dedicato, cioè è un gruppo dedicato che ha vissuto questa esperienza con la coscienza che i gruppi passano, corrono, si sviluppano 5 anni, 3 anni e smettono, no? Come le meteore. Nell'ultima fase di alchimia, Sandro Guerriero, che è quello che poi ha combinato questo gioco con Aurelio Zanotta, è riuscito a trovare questo industriale sperimentatore, questo geniale ricercatore in questo caso, che ha messo a disposizione le energie fisiche per realizzare una certa collezione d'oggetti che è risultata abbastanza straordinaria e che è stata disegnata in pochi mesi, cioè pochi mesi hanno costituito questo gruppo di 30-50 oggetti, non so che cosa. Dopodiché Aurelio ha cominciato anche ad introdurre altri autori come Ali Cavaliere oppure come Bruno Munari che hanno condotto questa Zabro ad essere anche una collezione d'altri autori. Prima c'era solo quello lì di alchimia, no? Dopodiché si è dilatata, si è allargata questa collezione e ha cambiato anche un po' la sua storia logicamente. Sono altre domande, interventi. Allora, noi vi ringraziamo molto e vi invitiamo a guardare questo progetto editoriale che abbiamo fatto con Silvana Editoriale e che si chiama Design 101 Storie Zanotta. Grazie e viva!